Torino, ringrazio intanto Federico per l'invito questa sera e ho portato due strumenti, sono due arpe celtiche, questa è l'arpa celtica acustica, che è una tradizione secolare, è lo strumento degli antichi bardi, poi ne parlerò un po' durante questo evento, questo concertino. E poi un'altra arpa che è l'arpa celtica elettrica, quindi questa non ha la cassa di risonanza dietro e viene anche interamente amplificata con un sistema di pick-up, quindi di microfoni, e ce n'è uno per corda, un altro tipo di suono. Provo a vedere se riesco a spegnere questo microfono, mi sa che entra un pochino. Quindi vi presenterò due programmi diversi, due progetti diversi. Il primo progetto su questa arpa celtica è un progetto legato al rinnovo, e si chiama Anca A, è il nome di una stella della costellazione della Fenice, la più luminosa della costellazione della Fenice. Un progetto che è nato nel 2018 come tesi in realtà di corso di musicoterapia. Io avevo studiato in America e in Italia il potere dei suoni sull'essere umano dal punto di vista fisico, dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista mentale, spirituale. Quindi il progetto di Anca A è legato proprio a questo percorso di musicoterapia, dove ho studiato come i ritmi, le scale e i suoni influenzano l'essere umano. Questo è un po' il grande denominatore di questo progetto. Adesso vi farò sentire una danza che è d'origine bretone, una mia composizione sempre, ma ispirata a una danza bretone, che si chiama appunto Anca A. Thank you.
Eccellente, e quindi ci divertiremo, sarà worldwide disponibile gratuitamente, quindi sarà credo il 21 di settembre, poi vi aggiornerò sulla data precisa, è una commissione dell'ambasciata italiana in India, e quindi abbiamo cercato di lavorare anche un pochino sui rapporti tra Dante e l'India, che detto così sembra un'eresia, ma il dottor Pincimali li ha trovati, i collegamenti, lui trova tutto, e ovviamente l'idea era trovare un filo conduttore su, sull'uomo, sull'essere umano e sulle potenziali espressioni dell'essere umano nella sua completezza e la sua evoluzione, ed è un po' il progetto musicale sotto Vita Nuova, quello che vi descrivevo prima. E quindi il primo brano che avete sentito si chiama Velo Sottile. Il velo sottile Jung l'aveva descritto riferendosi alla tradizione indiana come il velo di Maya, che è il velo delle illusioni. Noi vediamo l'alternarsi della gioia, della tristezza, della sofferenza e del piacere e pensiamo che questo sia la realtà, e poi al di là di questo velo c'è un'altra realtà, che è una realtà immutabile, una vita reale, potremmo chiamarla così. Ebbene, forse a questo si riferisce anche Dante quando descrive che la beatitudine, la sua Beatrice, viene velata da un velo sottile, quindi il lettore deve stare molto attento perché qui si cela la verità. Vado avanti suonandovi questo brano che si chiama appunto Beatitudine.